dolci unicorni! Sono ancora raffreddata, però non potevo non spacchettare insieme a voi queste due LOL Surprise della serie glitterata, quindi queste due bolle della serie glitterata, perché comunque sto continuando a collezionare anche le glitterate e non vedo l'ora, dico non vedo l'ora, di trovare una rara. Speriamo bene, speriamo. Ok, iniziamo subito. Se vi piacciono i video LOL, mi raccomando, scrivetemelo sempre giù nei commenti e ovviamente lasciate un like se vi piacciono le LOL e i miei video sulle LOL. Iniziamo subito dalla prima cerniera. Vediamo se ce la faccio ad aprirlo bene. No, Corinne, non ce l'hai fatta neanche questa volta. Ah, no, sono un caso umano. Io sono un caso umano per aprire le bolle. Anche perché queste qua glitterate di solito si aprono bene, però oggi niente, non è la mia giornata. Leviamo questo e vediamo l'indizio. Lo vediamo al contrario. Ok, allora. Qui praticamente abbiamo un lingotto da 24 carati, wow! E poi una LOL tutta innamorata con questi cuoricini. Leggiamo cosa c'è scritto: Golden Child. Oh mio Dio! E non so di chi si possa trattare, quindi questa la mettiamo qui. Aiuto. E andiamo ad aprire il secondo strato, quello più inutile secondo me, dove c'è praticamente il porta adesivi, quelli adesivi che poi noi dobbiamo mettere nella checklist delle LOL per vedere quale abbiamo e quale non abbiamo. Quindi andiamo a togliere questo che l'ho levato malissimo. Cioè, Corinne, ce la puoi fare? Qua ci sta, eh? Corinne, ce la puoi fare? Olè! Oddio! Oddio, allora aspettate un secondo perché già mi tremano le mani. Ok, qua ci sono le. Ciao. Allora, oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Apriamo questo qui, non me ne frega niente. Ciao, ciao. Wow, volano pure le palle, ragazzi. Allora, lo vedete di che colore è, vero? Lo state vedendo? Ok, sì, lo vedete. Qua c'è pure il biberon messo malissimo. Ok. Oh mio Dio, ma che cos'è? Il periodo dell'errare, non ci credo. Oddio, c'è Quimby qui dentro, mio Dio. Aspettate, allora è bianco con il tappo dorato. Corinne, stai calmissima. Ma chi è che sta calmo in questo momento? Chi? Impossibile stare calmi. Andiamo a prendere invece le scarpe. Le scarpe. Vediamo le scarpe. Mi sa che essere raffreddata mi porta anche fortuna. Ok, andiamo ad aprire. Oh mio Dio, sono troppo, troppo, troppo eccitata. Che sono bellissime, ma che sono fighe. Ci sono tutte dorate, ecco perché gold. Ora capisco, mio Dio, che belle. Che carine, lo vedete che all'interno ci sono anche i piedini delle Lille, perché si possono adattare anche alle Lille. Va bene, dopo questo le posiamo. Ok, e andiamo a vedere l'outfit. L'outfit, questo l'ho aperto giusto, ma che sono belle! Le bolle rare, cioè guardate che sono belle. Leviamo anche questo, il portapizza bianco, oh mio Dio, non l'ho mai visto. Ok, apriamo e vediamo l'abitino della LOL. Ok, andiamo a vedere se qui dentro c'è. Oh mio Dio, abbiamo trovato il vestitino di Queen Bee, è un ultra rare. Io tipo, ok, non sto nella pelle, è bellissimo. Non vi sembra tipo un vestito tipo alla Lady Gaga? Cioè, stupendo. È bellissimissimo, ok, lo mettiamo qui che sta perdendo glitter ovunque. Ed è arrivato il momento di aprire la bolla della nostra ultra rara, perché ormai sì, abbiamo trovato lei. Ne sono più che sicura, tutto corrisponde, tutto coincide. Leviamo il libricino, ciao libricino. Sono educata, quindi salutiamo pure i libricini. E qua c'è sì il suo accessorio principale, che se non erro dovrebbe essere uno smartphone, vediamo. Ok. Oh yes, è uno smartphone glitterato, super mega fashion, super mega dorato, con i due microfoni con scritto karaoke. Cioè, ma che figata pazzesca! In effetti questo sembra proprio un lingotto d'oro, bellissimo. Lo mettiamo qui perché è arrivato il momento di aprire lei. Qua ci sono i suoi capellonzoli. Ok, apriamo. Oddio, la volevo da tantissimo, quindi. Cioè, guardate, Quimby, che bella. Oh mio Dio, che stupenda. Tutta glitterata, i capelli dorati. I glitter praticamente stanno cadendo ovunque, ma chi se ne, perché è stupenda. È bellissima, mamma mia, ragazzi. Il top. Sono troppo, troppo, troppo contenta di aver trovato Quimby. Non sto nella pelle. Io prendo il libricino e ve lo mostro subito.
Eccolo qui, guardate, Queen Bee. Abbiamo trovato finalmente un'ultra rara glitterata. Abbiamo trovato Queen Bee, oh mio Dio. Va bene, ok. Sì, perché questo è il mio libricino personale dove ho messo tutti gli adesivi. Quindi gli adesivi, mi raccomando, metteteli sempre. E questo qui praticamente Queen Bee può soltanto sputare. Quindi io adesso che penso che intanto metto tutto di lato, andiamo ad aprire l'altra bowl e poi alla fine vediamo insieme le nostre nuove lolle, in base a chi sarà l'altra, cosa faranno. Non sto ancora nella pelle, sono troppo troppo contenta, quindi iniziamo a spacchettare invece la seconda bowl. Andiamo a togliere il primo strato, quindi la prima cerniera. Sì, leviamola malissimo, super mega male, va bene. Ok, qua c'è l'indizio, quindi leviamo anche tutta la carta. Ok, cione. E andiamo a scoprire questo indizio. Lo giro così. Ed è sempre Golden, questo qui, Golden Child, che è come Queen Bee. Quindi chissà, chissà. Mettiamo qui. E a questo punto vado a togliere il secondo strato, quello più inutile, come ho detto anche nei miei precedenti video, è quello che serve a ben poco, però va bene, ok, lo leviamo lo stesso. E a questo punto sto pensando che, essendo che c'è scritto Golden Child, sarà un'altra rara o ultra rara, se va bene, sì, ciao, qui vola tutto, ok, leviamo anche questa, leviamo questo, ok. Ok, questo l'abbiamo tolto, sono volati anche tutti gli adesivi. Apriamo l'altra cerniera, ok, la sfera è sempre bianca. Oddio, è sempre bianca. Quindi potrebbe essere anche Cosmic Queen, non lo so. Ok, qua si stava levando malissimo e qui c'è il biberon. Allora ragazzi, se è Cosmic Queen io non lo so, la fortuna che ho avuto in questo video non lo so, perché toccandolo così... il biberon è diverso. Oh mio Dio, oh mio Dio. Stiamo calmi, stiamo calmi. No, no, vabbè, ragazzi, cioè, oh, oddio. No, vabbè, che devo... piango? Cioè, mi viene da piangere, ve lo giuro. No, vabbè, no, iniziare l'anno così, il top. Il toppone, oh mio Dio. Dove sei? Qua. Andiamo a prendere il vestito della LOL. No, vabbè, ma che sto dicendo? Sono così impazzita che ho tolto anche lo strato e non me ne sono resa conto. Scusatemi, ma io sto sclerando. Cioè, penso che voi mi potete capire alla stragrande. Perché qui ci sono le scarpette, giustamente. Ok, ok, svengo. Eccole qui! No, vabbè, cioè, ma chi lo doveva dire nello stesso video? Due, una rara e una ultra rara. In questo caso è Cosmic Queen. Ma che sono belli questi stivali! Sembrano infatti gli stivaletti da astronauta. Non so perché, mi ricordano quelli di un astronauta. Lo mettiamo qui. Adesso sì che possiamo andare a vedere l'abito della nostra nuova LOL. Ok, leviamo tutto. E qui c'è l'abitino super fashion di Cosmic Queen, perché ormai lo conosco benissimo. Perché tutte le volte dicevo, non vedo l'ora di trovare la rara e la ultra rara glitterata. Quindi leviamo anche questa carta. Ok, ed eccolo qui il vestito. Il vestito è super glitterato. È bellissimo. Cioè, ma guardate che bello. È fucsia, sì, qua volevano cose. È fucsia con dei pantaloncini fucsia e rosa. E poi con queste sfumature di argento. Bellissimo. Stupendo, mio Dio. Ok, posiamolo qui. Buttiamo tutto quello che non serve a terra, sì. Ed eccola qui la bowl di questa LOL rara. E la bowl è stupenda. Queste qua bianche mi piacciono tantissimo. Sono un colpo d'occhio fra quelle dorate. Queste sono più belle. Questo lo leviamo, questo lo leviamo. Ok, qui c'è questo da mettere sopra la bowl. E qua c'è l'altro accessorio. Quindi vediamo quale sarà l'accessorio di Cosmic Queen. Cos'è? Un paio di occhiali? Un paio di occhiali ultra fashion. Sono occhialoni, non sono occhiali. Sono occhialoni. Ma guardate, sono giganteschi. Ok, li mettiamo qui. Qua c'è il salottino che è bianco, è stupendo. Perché poi non è un bianco, è tipo bianco madreperlato. Stupendo. Ok, e qui c'è la nostra nuova LOL. Apriamola insieme. Oh mio... no, vabbè, cioè, oh mio Dio, non ci credo, non ci credo assolutamente. Il fatto che l'influenza mi ha portato bene,
Ma guardate che bella! Con questi tutti glitter i capelli sono il top! Il colore dei capelli, cioè wow! Cioè guardate le sfumature che fa, anche con qualche tocchettino di blu e viola. C'è il top, oh mio Dio, sei stupenda. Ok, quindi abbiamo trovato Cosmic Queen. Lo so, ma andiamo a prendere anche il libricino e ve la mostro. Anche perché dobbiamo scoprire cosa fa questa LOL. Eccolo qui il libricino. Oh mio Dio, non ci credo ancora. Cioè, ripeto sempre, non ci credo. Quindi eccola qui Cosmic Queen. È spettacolare. Insieme alla sua amichetta Queen Bee. E li ho trovati insieme in un video, cioè... Oh, la fortuna. Questa qui è rara, mentre Queen Bee ovviamente è un ultra rara. E io non so che dire, cioè sono senza parole. Ok, allora, dato che ho detto che Queen Bee sputa, lei invece piange. Quindi adesso io le vado ad immergere dentro l'acqua e vediamo infatti se fanno queste due cose. Ho fatto il bagnetto a Queen Bee, a Cosmic Queen, e ancora non ci credo che ce l'ho così qua tra le mie mani, quindi l'hashtag di questo video è hashtag non ci credo, perché sono senza parole. Ok, quindi la nostra Queen Bee deve sputare, mentre la Cosmic Queen deve piangere. Iniziamo da Queen Bee e vediamo, andiamo a schiacciare la testolina di Queen Bee. Ok, sì, sputa alla grande, quindi la nostra Queen Bee sputa, ecco, asciugati, zozzona, asciugati. Per adesso la mettiamo qui perché adesso poi le andrò a vestire. E poi Cosmic Queen deve piangere, quindi la metto così e vediamo lei se piange o no. Oh, sì, c'è la lacrimuccia, guardate, proprio si è fermata pure qua. Che carina, la nostra piccola Cosmic Queen piange, ma che bella, cioè, guardate, ciao, ciao, ciao. È stupenda! Ok, adesso le vado a vestire e vediamo il risultato finale. E guardate come sono stupende le mie bellissime LOL glitterate. L'ultra rara Queen Bee e la rara Cosmic Queen. Sono stupende, i vestitini sono pucciosissimi, i glitter sono ovunque, ovunque. Lei mi ricorda tanto Lady Gaga con questo abitino, anche Beyoncé, forse anche Beyoncé. Ma è stupenda anche Cosmic Queen, tutta colorata, fucsia, verde, argentata. Sono contentissima, sono veramente super mega contenta. Fatemi sapere giù nei commenti se voi avete trovato l'ultra rara e la rara. Fatemelo sapere perché sono curiosissima. E mi raccomando, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi per far parte della mia grande famiglia e per far parte del mio team Unicorni. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto fatemelo sempre sapere con un like, iscrivetevi al canale per non perdere i miei prossimi video, mi raccomando, e per entrare nel nostro team Unicorni. E noi ci vediamo al prossimo video. Mua! Ciao!